torturati, massacrati dai beduini, dalla polizia sudanese, dalla polizia somala, dalla polizia libica, come anche qui abbiamo tanti esempi, no? Quanti barconi sono affondati, pieni di eritrei, dovuto a un accordo Libia e Berlusconi, sono morti parecchi eritrei affogati, non solo eritrei ovviamente, però per quanto io abbia seguito la maggior parte sono stati eritrei. E abbiamo tantissimi eritrei senza nome seppelliti nel Sinai, seppelliti nel deserto della Libia, seppelliti in qualunque prigione o fuori prigione da parte di Gibuti. Ma questi sono tutti giovani. Sono quelli che dovevano essere il futuro dell'Eritrea. Sono quelli che devono costruire l'Eritrea. Allora, quello che mi dispiace, vi farò vedere delle immagini prese da me direttamente come testimonianza di questa situazione. E vorrei che tutti noi riflettessimo un attimo su questa cosa qui, perché è una tragedia umana. Nel 2000 noi abbiamo il traffico umano, il traffico degli organi e il traffico dei bambini piccoli. È una vergogna per tutti quanti. Io ho fatto la denuncia alla comunità europea, ho dato delle foto dei posti dove stanno questi beduini, ma nessuna reazione. Alle Nazioni Unite, nessuna reazione. Perfino anche al governo italiano. Come mai? Come mai c'è questa accettazione di questa cosa qui così drammatica, così grave? Perché? Perché il mondo non vuol sollevarsi per questa cosa qui? Abbiamo 3.000 eritrei e somali che sono seppelliti, buttati, diciamo, dai beduini nel deserto. I familiari li cercano, dicono: hai visto, hai sentito mio figlio? Ma nessuno sa dove è suo figlio o sua figlia. Allora, il mio obiettivo, io da 4 anni e 8 mesi lavoro con i profughi del Sinai e più ancora con l'Etiopia. Però quello che vorrei è che sono un anno, quest'anno qui che io mi sono svegliata, diciamo, mi sono alzata dal mio sedile, ho delle cose per dire, io devo denunciarla perché la gente la deve conoscere, rischiando anche a costo della mia vita, perché se io denuncio queste cose, se io faccio vedere queste cose, siccome sono l'unica che entra sia nelle prigioni egiziane sia nella camera mortuaria egiziana, per me è facile essere individuata, però questo rischio io lo prendo perché la mia vita non è importante quanto la mia. Adesso vorrei, insomma, farvi vedere, mi sposto un po' così vi spiego un attimo.